Pace a te, anche stasera siamo insieme e vogliamo unirci di pari sentimento. Non basta quando andiamo a Dio soltanto di essere insieme, perché se siamo insieme non è più quello che vuole il Signore. Lui ci vuole insieme di pari sentimento che andiamo verso Lui tutti come corpo unico, perché siamo membra del suo corpo che è la Chiesa. Vogliamo metterci insieme veramente con tutto il cuore e guardare verso il Signore col nostro cuore che possa operare nella nostra vita pure stasera, nella tua vita, nella mia vita, in mezzo a noi, dove sei tu. Il bello è di questo grande Dio che è presente in ogni dove, mentre gli dèi che avevano e che hanno i pagani sono circoscritti al protettore della casa, al protettore del paese, al protettore della regione, della provincia e qualcuno dice della nazione. Dio, l'Iddio di Israele, l'Iddio che noi adoriamo è l'Iddio che copre l'universo ed è presente proprio dove sei tu e dove siamo noi. Perciò mettiamoci insieme, vogliamo lodarlo con tutto il cuore, cantiamo un bel canto insieme. Canta insieme con noi e dirigi tutta la tua attenzione quando canti per le parole che dici che siano dirette verso il Signore. Non giusto per accordare, per tirare a campà, diciamo, tirare a cantà, diremmo diversamente, no. Proprio rivolgerci a Lui con le parole che diciamo, come espresse dal nostro cuore, per dirle a Lui con tutto il cuore. Il canto ci aiuta ad essere uniti perché diciamo tutte le stesse cose, pensiamo le stesse cose e ci rivolgiamo a Dio allo stesso modo perché fa da guida. Il canto si trova al centro della Bibbia, ci sono i salmi ed è il centro del culto del Signore. Ciò vuol dire che un culto senza il canto, l'adorazione senza il canto, qualcosa che ci manca il centro, che è proprio quello che dà il vero equilibrio per poter sentire la presenza dello Spirito Santo quando noi adoriamo, lodiamo e cantiamo a Dio. Vogliamo cantare un bel canto? Numero? 704. Se, numero? Che numero è? 175, numero 175. Benedetto sei, vieni fratello, vieni a Gesù. Il dolce appello non odi tu, egli offre aiuto, a te caduto in dura servitù. Vogliamo incoraggiarci l'un l'altro. Io lo dico a te, vieni fratello, vieni a Gesù, e tu lo dici a me, e insieme andiamo nella stessa direzione. Gloria al Signore. Il cuore ti inonderà.
infatti egli dà nuove forze, dà nuova mercé, nuovo aiuto, nuovo incoraggiamento, nuove risposte che ci aiutano in qualsiasi momento a superare momenti particolari che stiamo attraversando. Ed è l'unico che quando andiamo a Lui con tutto il cuore, anzi più grande è il peso, più ci sentiamo appesantiti, e quando andiamo a Lui glielo riversiamo tutto ai Suoi piedi e passiamo all'altra parte. Andiamo alla croce, li lasciamo sotto la croce e passiamo dall'altra parte dove Egli è risorto e camminiamo con Lui nella risurrezione, in una vita nuova che attraverso lo Spirito Santo la inietta nel nostro essere per darci nuova forza, nuovo vigore, e ci sentiamo attratti e consolati dal Consolatore che è lo Spirito Santo, che comincia a cambiare il nostro modo di pensare, comincia a cambiare la situazione, perché il Signore dice: non è per potenza e né per forza, ma per lo Spirito mio. E quando comincia ad operare, la prima opera la comincia a fare nel nostro cuore, con lo Spirito Santo che cambia il nostro modo di vedere e di pensare, e poi man mano sistema ogni cosa. Cantiamo un altro canto insieme. 741. Canta insieme con noi e loda il Signore. Dirigiti direttamente verso di Lui mentre cantiamo. Così esprimi verso di Lui tutto il desiderio di dire quello che dici, quello che pensi, quello che vuoi dire al Signore. Egli tiene conto quando specialmente noi posizioniamo il nostro cuore nel voler dire ogni cosa che diciamo, di volerlo proprio attrarre a quel che diciamo noi, che vogliamo che Lui guardi proprio a quel che noi stiamo dicendo a Lui. La ragione della vita è amare Te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Facciamo in questo modo, ma muoviamoci in questo modo, e realmente non diciamo solo parole. Abbiamo veramente la voglia di fare così, perché se noi lo facciamo seriamente, vediamo che qualcosa cambia nella nostra vita. Non portiamo la serenata a Dio, diciamoglielo col cuore, veramente. Andiamo a Lui insieme. Una cosa ho chiesto a Te, Signore.
casa tua vivrò, amare te, servire te, Signore, alzare le mani e lodare il nome tuo. Questo è il tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te, amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare nel nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te, che amare te, servire te, che amare te, servire te, che amare te, servire te. Ci vogliamo alzare in piedi e vogliamo cantare un canto di adorazione e preghiamo il Signore che spanda la sua divina presenza in ogni dove e dovunque arriva la sua parola. Sì, la sua parola è quella che porta la ricchezza della sua presenza nel cuore di ogni credente che si apre ad essa parola, che vuole che Dio gli parli, e la parola fa proprio questo. Oltre a parlare, porta la presenza dello Spirito Santo, perché l'unzione dello Spirito Santo, quando la parola è unta, c'è la presenza di Dio nella parola. Alleluia. Numero 725. Gloria sia resa a te, Signore. Dal cielo scende la benedizione, perciò noi dobbiamo guardare verso di Lui. E questo non è un canale di spettacolo, e neppure possiamo essere soltanto spettatori. Quando andiamo al Signore, ognuno di noi deve aspettare la benedizione di Dio che gli scenda addosso in un modo speciale, che si spanda dove tu sei, su di te, intorno a te, nell'habitat dove tu ti trovi, nelle cose che tu fai, invochi la benedizione di Dio, perché arriva come a macchia d'olio. Che bello questa espressione, perché l'olio dello Spirito Santo si allarga a macchia d'olio in te e intorno a te e nelle cose che tu fai quando la benedizione di Dio si posa su di te, in lungo e in largo, e sono delle occasioni speciali. Perciò mettiamoci con tutto il cuore nel dire: Signore, io stasera ho proprio bisogno della tua benedizione che scenda su di me. Ci fu un grande patriarca di nome Giacobbe che per ricevere la benedizione di Dio lottò tutta la notte e se ne tornò a casa con una coscia rotta, con un nervo storto che non poteva più camminare. Continuò a camminare zoppo da quel momento in poi, però pieno di vigore e di certezza che Dio lo aveva benedetto, e continuò il suo cammino. Ed infatti Dio ha mantenuto le sue promesse fino ad oggi e continuerà a mantenerle. Aspettati una grande benedizione dal Signore, ma chiedigliela tu stesso. Mettiti tu stesso in una posizione di riceverla. Che vuol dire mettersi personalmente in una posizione? Normalmente quando vogliamo fare il pieno di qualcosa, apriamo, diamo la possibilità che fluisca nell'ambiente, nel recipiente che noi vogliamo che sia pieno. Ebbene, dove la vuole mettere il Signore la benedizione? A partire dal tuo cuore. Perciò andiamo a Lui con tutto il cuore per dire: io, Signore, proprio stasera ho bisogno di una benedizione tua, perché
Con la tua benedizione le cose cambiano. Cambia la temperatura, cambia l'atmosfera, cambiano le cose impossibili, cominciano ad essere possibili perché la presenza e la benedizione di Dio, quel Dio che sa fare le cose che noi non sappiamo e non possiamo fare, quel Dio che tutto ciò che è impossibile agli uomini sono possibili a Lui, comincia a prendere corpo nei tuoi sentimenti, nei tuoi pensieri, dentro di te. La tua vita si riempie di fiducia perché sai che c'è un grande Dio insieme con te e puoi affrontare l'oggi e il domani con certezza e con tranquillità che Dio è dalla tua parte. Passiamo dalla sua parte e Lui è dalla nostra parte. Andiamo a Lui con tutto il nostro cuore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Il cielo scende la benedizione, mi riempie il cuore, mi ristora l'anima. È bello averti qui, Signor Gesù, la mia speranza sei solo tu. Gli occhi al cielo e so che tu sei là, alzo le mie mani e tocco la realtà, io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Dal cielo scende là la coppa mia trabocca, d'olio santo, la mia preghiera giunge a te, Signore, prostrandomi ai tuoi piedi, adorerò, alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Cielo e so che tu sei là, alzo le mie mani e tocco la realtà, io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità, alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e
io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Andiamo insieme al Signore col cuore. Veniamo a te, Signore, tutti insieme, per lodarti, per benedirti, per glorificarti. E apriamo il nostro cuore, le nostre braccia, il nostro essere. Ci arrendiamo completamente a te per dire sì, abbiamo bisogno della tua benedizione mentre siamo davanti a te. Grazie, Signore, per la possibilità che ci dai di essere uniti da Levante e da Ponente, dai quattro venti, dai quattro angoli della terra per poter lodare, benedire e glorificare te. Ti rendiamo lode tutti insieme, ma tutti insieme veniamo a te per dire, Signore, io ho bisogno che la tua benedizione scenda su di me, ora qui mentre sono davanti a te, ora qui mentre siamo davanti a te. Invoca la sua benedizione su di te mentre ne abbiamo l'occasione, perché egli non è sordo, egli risponde ai gemiti di ogni cuore che si presenta a lui per dire: Signore, io voglio che la tua benedizione invada il mio cuore, il mio essere, la mia casa, tutto quello che tu mi hai affidato, i compiti che tu mi hai dato, le faccende che ogni giorno mi muovo in ogni direzione. Ho bisogno che ci sia la tua benedizione, che arrivi fino al confine di ogni cosa che tu mi hai affidato, Signore. Sì, la sua benedizione si spande in lungo e in largo quando noi con tutto il cuore andiamo a lui in sincerità. Benedetto sia il Signore. Mentre restiamo nella sua presenza, cogli l'occasione di parlarne direttamente al Signore. Mentre continuiamo a cantare un altro inno, un coro, che lo Spirito Santo ci dà la possibilità di poterlo adorare, benedire e glorificare, non ti fermare di cercare la benedizione di Dio su di te mentre siamo insieme. È un'occasione speciale. Mentre lo adoriamo e lo Spirito Santo aleggia su di te, aleggia su di noi, perché egli aleggia proprio in tutto l'universo per operare, per rinnovare, per ravvivare l'opera sua. Egli vuole ravvivare prima di tutto l'opera sua nella tua vita, per cominciare un cammino nuovo con lui, per cominciare un cammino che le cose vecchie vengono messe da parte e guardi verso le nuove con un rinnovamento che continua a fluire attraverso la presenza dello Spirito Santo nella tua vita, che ti fa intravedere un nuovo giorno, ti fa intravedere un'alba nuova che si leva davanti a te, perché la presenza e la luce dello Spirito Santo coglie l'occasione nell'apertura che tu dai al Signore di invadere il tuo cuore, trasformare la tua vita, cambiarla in una benedizione continua fino alla fine dei tempi e nell'eternità. Signore, noi siamo davanti a te. Tutti insieme, vieni Spirito Santo dai quattro venti, soffia sul tuo popolo ed ogni cuore aperto che invoca la tua divina presenza e il tuo divino potere rispondi. Muoviti Spirito Santo, soffia in lungo e in largo per la gloria di Gesù, che ognuno possa sperimentare la grazia di Dio che si riversa nel cuore di ognuno di noi che siamo peccatori, perché dove il peccato abbonda la tua grazia sovrabbonda, e noi vogliamo vedere questa sera la tua grazia che sovrabbonda in ogni cuore, portando liberazione, guarigione e risposte appropriate al bisogno di ogni tuo figlio, ogni tua figlia che grida a te per la gloria di Yeshua Mashiach, Gesù il Messia, il Signore dei Signori e Re dei Re. Accompagna la tua parola con segni, prodigi e miracoli, espandi la tua grazia in lungo e in largo
ad ogni cuore, in ogni cuore aperto nella tua presenza, per la gloria di Gesù. Alleluia, lode e gloria a te, Signore. Alleluia. Vieni, Spirito Santo, soffia sul tuo popolo. Rakamashandara rakamasita rakamaita. Soffia sul sandara rakama. Tu sei all'opera, sei tu che devi operare nella gloria di Yeshua Mashiach. Rakamara maya shandara rakamasita. Oria kamashandara. Dio crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Non rigettarmi dalla tua presenza. Fammi restare con te in comunione. Rendimi la gioia della tua salvezza e metti dentro di me uno spirito nuovo. Oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Non rigettarmi dalla tua presenza. Fammi restare con te in comunione. Rendimi la gioia della tua salvezza e metti dentro di me uno spirito nuovo. Non rigettarmi dalla tua presenza. Fammi restare con te in comunione. Rendimi la gioia della tua salvezza e metti dentro di me uno spirito nuovo. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Mentre siamo nell'adorazione, non solo adora il Signore, ma esprimi i tuoi bisogni davanti al Signore, quelli che veramente ti pesano sul cuore,
quei desideri che tu vuoi che il Signore risponda mentre sei nella sua presenza, mentre siamo nella sua presenza. Cogli l'occasione per dire: Signore, oltre alla tua benedizione, io ho bisogno che tu operi in questa mia circostanza, in questo momento particolare, in questo compito che è per me troppo arduo e troppo pesante. Per questa situazione, Signore, la metto nelle tue mani. Impara a mettere i tuoi pesi nelle mani del Signore. Alleluia. Oltre a mettere te stesso nelle mani di Dio, metti quelle cose che ti pesano, i pesi del tuo cuore, di Signore. Tu hai detto: venite a me voi che siete stanchi e carichi, perché ci vuoi aiutare. Sorella, dove ti trovi? Impara a mettere i tuoi pesi nelle mani del Signore. Egli è con le mani tese verso di te per prendere e darti delle risposte, per alleggerirti. Alleluia. Vieni, avvicinati al Signore. Alleluia. C'è speranza alla croce di Cristo. Sì, avvicinati a Lui col cuore e digli: Signore, io vengo a te così come sono, perché tu vuoi cambiare, tu devi cambiare, tu sei colui che può al di là di tutto il mio pensiero. Quello che io non riesco a fare, io so che tu lo puoi fare, e perciò vengo a te. Alleluia. Ti benediciamo, Signore. Sentiamoci liberi nella preghiera, sentiamoci liberi se c'è una parola che il Signore ti dà. Viviamo l'atmosfera spirituale, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. Mentre lo Spirito Santo si muove davanti a te, allineati con i suoi sentimenti e rispondi personalmente a quel che senti nel cuore, che viene da parte del Signore. Se ti manda una parola viva, prendila, conservala e ringrazialo, perché Dio risponde in un modo speciale. Mentre tu parli, mentre tu ti apri, Egli ti parla. Quando senti una parola che viene da parte sua, conservala nel tuo cuore come una perla di grande valore, perché essa contiene la presenza del potere divino che si trasferisce nella tua vita e diventa una parola viva che ha la forza di tirarti fuori dal momento particolare che tu stai vivendo e continua a sostenerti nel tempo finché arriva a destinazione. Egli ti dà non solo la forza, ti dà la strategia da seguire per poter arrivare a destinazione sana, sano e salvo. E in qualsiasi galleria che tu non vedi chiaro, Egli ti dà la fede per continuare e per passare all'altra parte in piena luce. Affidati al Signore mentre siamo insieme, dà ogni cosa nelle sue mani, svuota tutti i tuoi pesi e dagli al Signore, che Egli è proprio davanti a te. Per lo Spirito Santo passa davanti alla tua coscienza per darti luce come venir fuori da circostanze avverse e scure. Alleluia, ti lodiamo, Signore. Ti vogliamo benedire, Signore. Muoviti, Spirito Santo. Avvolgi le menti e i cuori dei tuoi figli e trasforma in giorno ogni notte oscura, ogni momento pesante, alleggerisci tu i cuori nel nome di Gesù. Alleluia. Vai, Spirito Santo, uruascia come santa la notte. Non devi avere timore, i problemi passano.
cielo, io so che riuscirò a rimanere in piedi, non importa di cosa accadrà, se la vita mi affido. Manda una parola in un modo speciale a una persona e la chiama anche per nome, ma vale anche per gli altri, ma questa persona in un modo particolare, perché la ama in un modo particolare. Questa parola è per te, Adis, per te che in questo momento sei con noi, e il Signore ti dice così: tu hai incominciato questo cammino con me in un modo bellissimo. Stavi sempre con me, io venivo a visitarti in continuazione perché hai un cuore che mi piace tanto. Ma da un po' di tempo i tanti problemi ti hanno fatto allontanare dalla mia presenza. Ti hanno messo altri pensieri, altre direzioni, anche se a te sembra che tu stai sempre con me, ma io vedo che il tuo cuore è diviso per i tuoi problemi, per tutto ciò che sta accadendo nella tua vita. Ma ascoltami, ritorna a me come una volta, cerca il mio volto e la mia presenza, cercami con tutto il cuore, abbandona tutti i problemi ai miei piedi, perché tanto tu da sola non potrai fare nulla, sarò io che dovrò risolvere ogni problema, anche nella tua vita, per la tua salute. Abbandona tutto e ritorna a me e ricomincia a cercarmi con tutto il cuore, con quel cuore bello, arreso,
che mi loda e che mi ama, perché io così ti voglio. Ascoltami, 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 non solo tu, Adis, ma chiunque, per chiunque questa parola. Ritornate a me e ricordatevi una volta che come era bello e che cosa era quando tu mi cercavi con tutto il cuore ed io ti benedicevo, io ti riempivo della mia presenza, io ti davo tutto di me, sì, tutto di me, io ti riempivo della mia unzione perché io così ti voglio. Io ti voglio che tu ti arrendi a me, che ritorni a me e allora io ti riempirò e tu mi potrai servire come è gradito a me, perché io voglio un cuore arreso completamente, non lo voglio a metà, io voglio un cuore tutto mio. Al resto ci penserò io, se tu me li dai, i tuoi affanni, i tuoi problemi di salute, qualsiasi problema, problema sarò io a risolverli, ma io ti voglio te, ti voglio per intero, per intera, perché io non ho mandato il mio figlio sulla croce a metà per te, io l'ho mandato per darti una vita libera per intero. E voglio da te tutta la lode che viene dal profondo del tuo cuore. E allora vedrai la mia gloria. Questo ti dice il Signore. Ti benediciamo, Signore. Alleluia. Continua a aprire il tuo cuore davanti al Signore, sì, apriti a Lui, non perdere la comunione, persevera nel cercare il Signore, nel cercare la Sua benedizione, la Sua presenza, non ti fermare, sono momenti speciali mentre siamo nella Sua presenza, avvicinati, accostati a Lui e permetti allo Spirito Santo di fluire nella tua vita. Apriti completamente a Lui, alza le tue mani in segno di arrendimento totale, come dire metto tutto nelle tue mani, io sono impossibilitata di fare più di tanto, posso fare solo questo, aprire il mio cuore e le mie mani verso di te per dire tu devi operare nella mia vita, nei miei bisogni, nella mia casa, nelle cose che io ho bisogno di te, Signore. Solo tu, io vengo a te perché tu sei colui che puoi e tu vuoi operare, perché la sua parola ci dimostra che egli ha il potere di operare, sì, egli vuole guarire, egli vuole salvare, egli vuole liberare, egli vuole rispondere ai bisogni di ogni cuore che si accosta a lui, alleluia. Benedetto tu sei, se c'è qualcuno che deve pregare, tu non ti fermare di pregare dove sei. Alleluia, alleluia, alleluia. Loda il Signore, apriti al Signore. Tu sei in prima fila davanti al Signore. Non dipendere dagli altri, avvicinati personalmente, come il cieco, come la donna samaritana, come la donna col flusso di sangue, come Bartimeo. Vai come il figlio di Bartimeo, vai direttamente al Signore perché Egli conosce tutto di te. Quando tu ti avvicini col cuore a Lui, Egli ti dà delle risposte appropriate al tuo bisogno. Muoviti Spirito Santo, soffia. Alleluia.
per la gloria di Yeshua Mashiach, Rakamashanda, Rakadalamaya, Sandara Rakamaita, alleluia. Tu non ti senti perché? Tu non ti senti. No, non ti senti. Alleluia, benedetto tu sei, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Ti lodiamo, Signore, ti benediciamo. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Benedetto sei, Signore. Grazie a te, Signore. Amen. Accomodatevi. Vogliamo cantare un bel canto di testimonianza e diamo lo spazio per la testimonianza per qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore. Alleluia. Numero 526. Che sei bello, Signore, ti vogliamo benedire. Ti vogliamo lodare perché tu sei grande. Amore è grande, profondo e sublime. Questo è l'amore del mio Creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Alleluia. Ed ora vogliamo sentirci liberi se c'è qualcuno che ha una testimonianza, una parola da parte del Signore. Quello che lo Spirito Santo ci dà, esaminiamoci davanti a Lui e nel momento che ci dice vai, vai tranquillo, tranquilla, perché lo Spirito Santo desidera che noi dobbiamo essere ubbidienti. Gloria al Signore.
A Dio sia la gloria, sento nel cuore di leggere un verso che si trova nel Salmo 40, verso 1. Io ho pazientemente aspettato l'Eterno, ed Egli si è inclinato a me ed ha ascoltato il mio grido. Questo è il salmista che dice: ho pazientemente aspettato. È questo che richiede il Signore ancora, che pazientemente tu possa aspettare la sua risposta, il suo intervento, il suo aiuto, e non prendere le tue iniziative, non fare da te, perché per certo tu prolungherai i tempi del Signore, ma poter aspettare come ha aspettato il salmista, pazientemente aspettare l'intervento e l'opera del Signore che compirà nella tua vita. Dio ti benedica. Signore sia lodato. Io ringrazio il Signore, essendo veramente da parte del Signore, da leggere un verso in Isaia 55, il verso 6, che mi fa sentire il Signore da leggere. Forse per qualcuno, Dio lo sa che da tanto tempo forse sta cercando il Signore e si è forse bloccato, ma il Signore invita a cercarlo veramente con tutto il cuore, perché forse non ci può essere più veramente il tempo per cercare il Signore. Infatti, dice il Signore, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Dio sia lodato. Gloria al Signore. C'è qualcun altro o qualcun altro? Se non c'è nessuno, passiamo alla parola del Signore questa sera e vogliamo mettere attenzione, perché quando la parola del Signore viene a noi ha sempre qualcosa da dire, ci vuole aiutare, trova il modo come poterci fare avvicinare al Signore. E quando ci sono delle mancanze nella nostra vita, lo Spirito Santo ce li rivela. Ma poi c'è anche un'altra cosa che possiamo conoscere. Dall'andamento della nostra vita sappiamo che rapporto abbiamo con Dio. Perché i credenti sanno, quando vivono una vita di comunione con il Signore, e quando ci sono degli spifferi dove si fa un po' e un po', perché si vede qualcosa che cambia. Cioè, come dire, come quando nella lampada comincia a mancare l'olio, si comincia a vedere la luce che si affievolisce. Si vede che se prima la lunghezza della fiamma è di 5 centimetri, man mano che manca l'olio scende a 3, scende a 2, scende a 1, e poi il pericolo è che resta un lucignolo fumante. Ma anche quello... Quello è bello di andare al Signore, che Egli non spegne il lucignolo fumante e non trita la canna rotta. La canna forse tu non hai fatto mai il contadino, non sai cosa serviva. Una volta che sulla canna si passava con un peso, con un trattore, con qualcosa, veniva macinata, non poteva essere più usata, doveva essere messa al fuoco, perché si rompeva tutta, si schiacciava. Quando doveva essere messa per sostenere i fagioli, per sostenere i pomodori e così via, non aveva più la forza e di conseguenza non poteva più sostenere il peso del frutto che doveva portare. Il Signore non trita la canna rotta, ci mette una fascia e la usa perché tu possa portare frutto. Il lucignolo fumante, Egli mette di nuovo l'alimentazione che attraverso lo Spirito Santo accende il fuoco e ti riaccende un'altra volta. Perciò è bello andare al Signore, che qualsiasi è la nostra condizione, Lui è sempre pronto di tirarci fuori e rimetterci sulla strada e dire: continua il cammino. Come se non fosse successo niente, perché io sono con te. Ebbene, questa sera guardiamo insieme, controlliamo l'olio, vuol dire l'olio è la figura dello Spirito Santo. Nelle macchine, quando viene a mancare l'olio, ci sono delle spie,
Noi abbiamo delle spie nella nostra vita per sapere che livello spirituale noi stiamo vivendo. Noi possiamo far comprendere agli altri, dire agli altri tutto quello che ci dice la bocca con la nostra testa, ma non possiamo ingannare noi stessi. I credenti che hanno conosciuto Dio e che hanno camminato un periodo di tempo con il Signore si accorgono se sono ancora o se sono in declino, perché ci ha dato dei sensori speciali. Come sappiamo se abbiamo mangiato o no, se abbiamo bevuto o no, se ci sentiamo sani o malati? Così sappiamo anche le cose spirituali. Quando andiamo nella parola del Signore, o attraverso insegnamenti, o attraverso esempi, Lui ci fa comprendere sempre il meglio che è per noi e ci apre sempre una strada, un sentiero che possiamo entrarci per superare il momento che stiamo vivendo. Ci crea un ponte, per così dire. Guardiamo insieme in Giudici capitolo 16, verso 20. Ci sono degli esempi che ci aiutano in modo che noi possiamo guardare addentro per vedere la nostra condizione. È un messaggio molto appropriato a credenti che hanno fatto delle esperienze col Signore. Ma ciò non toglie che chi non ha fatto queste esperienze possa farla stasera, perché Dio sa interpretare la sua parola in un modo straordinario. Secondo il bisogno del nostro cuore, Lui sa farne uscire da un solo verso 5.000 interpretazioni, secondo il bisogno di ogni cuore che lo legge, perché la sua parola è così, perché viene da Dio. Quando gli analisti o i commentari dicono che quello è, con Dio non è mai così, perché ce la fa interpretare ogni volta l'autore della parola, che è lo Spirito Santo. Quando ci rivolgiamo a Lui e camminiamo con Lui, ce la interpreta in un modo meraviglioso. Ogni volta non gli dà interpretazioni strane, ma ce lo fa vedere sotto il profilo del fatto successo e ce lo fa vedere anche come un insegnamento che ci serve, ce lo fa vedere come piace a Lui. Leggiamo insieme. Allora ella gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ed egli, svegliatosi dal sonno, disse: io ne uscirò come le altre volte e mi svincolerò. Ma non sapeva che l'Eterno si era ritirato da lui. Questa signora, o se era signorina, non lo so, aveva coltivato per parecchio tempo finché arrivò al punto che ci rimise le penne, diremmo, con un linguaggio nostro. Sansone perseverava nel voler restare lontano da quelli che erano le cose che il Signore gli aveva detto. Spesso troviamo che lui faceva alcune cose e non li diceva a suo padre e a sua madre, perché sapeva che suo padre e sua madre avevano chiesto informazioni all'angelo che gli aveva portato la notizia che per essere un nazireno doveva attenersi a alcuni regolamenti che erano per i nazirei. Lui una volta faceva di testa sua, una volta non ascoltava neppure i suoi genitori, continuava a sfidare come sfidare Dio, ma arrivò il momento che si trovò messo male. Dio certe volte non pensa come pensiamo noi. Non c'è notizia peggiore. Leggiamo l'ultimo passo del verso che stiamo leggendo. Ma non sapeva che l'Eterno s'era ritirato da lui. Non c'è notizia peggiore per un credente sapere che il Signore si è ritirato da lui, da lei. Perché allora veramente Dio ci deve aiutare. Questo fatto era successo già
Nella Genesi capitolo 6, verso 3, leggiamolo insieme. L'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni saranno quindi 120 anni. In parole diverse, quando Dio arrivò ad un certo punto, stabilì un'altra regola. Prima vivevano 900 anni, 800, 700. Quando Dio entrò in azione, disse: io non contenderò sempre non contendo sempre, mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo. E guardiamo cosa fa. Dà di tempo all'uomo 120 anni, cioè, quando Dio decide questo, ordina a Noè di fare l'arca. L'uomo poteva avere 120 anni ancora per potersi ravvedere. Non lo fece. Passarono i 120 anni. Noè, predicatore di giustizia, continuava a coltivare il terreno per vivere, costruire l'arca perché Dio glielo aveva ordinato, per dare la possibilità nei 120 anni agli uomini di ravvedersi. E non ci fu cambiamento. Cosa fece Dio? Cosa fece con Sansone? Dio già l'aveva detto prima. Fece venire il diluvio. Quando la notizia arriva che Dio si è stancato con noi, Dio è un Dio benigno, però questi eventi nessuno li può tirar fuori dalla Bibbia. Dio d'amore, ma non dobbiamo dimenticare, un Dio di giustizia. In questo caso gli diede 120 anni, il tempo da potersi pentire, ma nessuno lo fece. Noi quando ascoltiamo queste cose e ci accorgiamo che la nostra vita non è armonizzata con quello che Dio vuole, non dobbiamo resistere, non dobbiamo essere caparbi, perché Dio ci parla attraverso cose che Egli ha già operato, con il pensiero e con il sentimento di volerci recuperare prima possibile. Leggiamo insieme in 1 Samuele capitolo 16 verso 14. Questi esempi servono perché ci sono molte teorie su Dio oggi. C'è una volta in grazia sempre in grazia, Dio è buono e non può condannare, Dio non può mandare nessuno all'inferno perché Dio è un Dio di amore e così noi possiamo fare quello che vogliamo. Ma quando andiamo nella parola del Signore, i fatti non corrispondono a questo sistema moderno che non è il pensiero di Dio. Dio con i fatti ci dimostra che non è vero quello, che sono quelle teorie che semplificano il Vangelo. Vai avanti come vai, vai, non ti preoccupare. No, ci dobbiamo preoccupare. Guardiamo quest'altro caso insieme. Or lo spirito dell'Eterno si era ritirato da Saul, che era turbato da un cattivo spirito suscitato dall'Eterno. L'assenza della presenza dello Spirito Santo, siamo in preda a spiriti maligni. Noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, i fatti sono quelli che contano. Dio è sovrano nel reame fisico e spirituale, ma se non lo cerchiamo con umiltà, vediamo Saul, non soffre solo di ansia e depressione, ma soffre di uno spirito maligno che lo tormenta. Era stato scelto da Dio, era stato unto da Dio, ma il suo decadimento lo portò lì. Perciò non è una volta in grazia, sempre in grazia. Dio si aspetta che noi ci avviciniamo a Lui. Lo turbava. La disubbidienza, la ribellione porta sempre ad altre cose.
Guardiamo nel verso 19, ci aiuta. Io prendo qualche verso, ma siamo sempre nel contesto di quel che diciamo, perché leggere tutto ci vorrebbero 4 ore, 5 ore. Saul dunque inviò dei messi a Isai per dirgli: mandami Davide, tuo figlio, che è col gregge. E noi notiamo due cose: che Dio ci può sostituire dalla chiamata che abbiamo ricevuto, se non vigiliamo nel fare quello che noi siamo stati chiamati a fare. C'è un collegamento diretto in questa parte, che Dio comincia a spianare, chiude una porta e ne apre un'altra. Saul dunque inviò dei messi a Isai per dirgli: mandami Davide, tuo figlio, che è col gregge. C'è un collegamento diretto con il verso 1 dello stesso capitolo, leggiamolo insieme. L'Eterno disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio tu per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Empi d'olio il tuo corno e va, io ti manderò dei Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto di un re tra i suoi figliuoli. Dio quel che aveva detto lo mette in azione. Dal capitolo 1, verso 1, passami il fratello per potergli parlare. Dal capitolo 1, verso 1, che Dio se l'aveva scelto, al capitolo 16 cominciano i problemi per Saul e viene man mano sostituito da Davide. Davide entra nella casa reale come il semplice pastorello. Dio ci deve aiutare. Con il gregge, colui che è con il gregge, dice nel verso 19, leggiamolo insieme. Perché se era un figlio di regnante, Saul si sarebbe preoccupato: vuoi vedere che questo mi farà guerra domani? Ma perché era un pastorello, disse: mandami quello che è col gregge. Con il gregge, occupazione umile e pacifica. Noi siamo soggetti a peccare. Tutti, Sansone, quelli prima del diluvio, Saul, pure Davide, eppure noi, perché in Romani 3:23 c'è un verdetto per tutta l'umanità, leggiamolo insieme. Ognuno di noi quando viene in questo mondo e cammina lungo il percorso del suo cammino, legge: difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Come se fosse scritto un grande cartellone scritto sull'arcobaleno, per dire a ciascuno di noi che noi siamo soggetti al peccato e non c'è nessuno, perché la parola del Signore dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria del Signore. Non ci dovrebbe essere salvezza a questo punto, ma c'è la salvezza per grazia quando noi ci muoviamo come il Signore vuole che noi ci dobbiamo muovere. Ogni volta il Signore è pronto a salvarci quando noi ci muoviamo nel giusto modo. Guardiamolo insieme. È un verdetto che è dato su tutti i figli di Adamo, tutta l'umanità, escluso Gesù. Tra questi è incluso anche Davide. Ma guardiamo dov'è il segreto di un cambiamento che noi abbiamo bisogno ogni volta. Nessuno può alzare il dito contro un altro, come Gesù disse alla donna colta in adulterio. Nessuno poteva condannarla perché tutti sentivano il proprio peso del peccato. Ma guardiamo nel Salmo 51:11, quando si accorge che c'è qualcosa che non funziona, corre ai ripari, perché Dio ha stabilito delle regole fisse che funzionano sempre quando noi ci muoviamo. L'umiltà che aveva
perché si era cresciuto dietro alle pecore nel servizio che faceva, se l'aveva portata ed aveva un cuore che piaceva al Signore. Non avrebbe dovuto peccare. No, non è detto che quando piacciamo al Signore siamo esenti dal peccare. Però se siamo umili, come vediamo, corriamo ai ripari. Guardiamo insieme. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi lo Spirito tuo Santo. Egli sapeva che era stato unto con l'olio, ma era stato unto anche interiormente, perché Davide era profeta pure. Aveva profeti, ma aveva lo spirito profetico. Sapeva la differenza che passava tra avere lo Spirito Santo e non averlo, come ogni credente sa quando è in perfetta sintonia con lo Spirito Santo e quando non lo è. Dio ci aiuti a comprendere questo. Guardiamo nel verso 3 dello stesso capitolo. A differenza di Sansone, a differenza di Saul, a differenza di quella generazione prima che fossero passati i 120 anni, poiché io conosco i miei misfatti e il mio peccato è del continuo davanti a me. Guardiamo nel verso 4. Io ho peccato contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Certo che non lo diceva come lo dico io che vado di fretta. Quando lui si muoveva davanti a Dio lo diceva con tutti i sentimenti. Lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Quando lo Spirito Santo ci fa sentire che alcune cose non funzionano nella nostra vita, noi non le dobbiamo coprire, noi le dobbiamo dichiarare. Perciò lo Spirito Santo ci parla, non ci fa riposare, non ci fa dormire, ci fa sentire affannati, ci fa sentire stanchi senza lavorare. Il peso del peccato lo sentiamo. Non possiamo dire di non saperlo. Io confesso che tu sia riconosciuto giusto quando parli. Quando lo Spirito di Dio ci parla, noi dobbiamo rispondere, è irreprensibile quando giudichi. Guardiamo nel verso 10, che ci aiuta a vedere la posizione di un credente che vuole fare carriera con Dio. Dico carriera per dire che vuole piacere a Dio. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. La passione di non perdere la comunione con Dio lo porta a umiliarsi in un modo oltre la misura dell'essere umano può fare. Guardiamo nel verso 17, si appella al trono di Dio con un cuore spezzato, uno spirito rotto e un cuore contrito. Alleluia. Ho detto prima che il Signore la canna contrita la riaggiusta. Lui si presentò al Signore proprio così, come un lucignolo fumante di una canna contrita, spezzata. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, oh Dio, tu non sprezzi il cuore rotto e contrito. Il rimedio c'è. Noi dobbiamo sapere nel nostro cammino in che direzione dobbiamo andare quando sentiamo l'affanno del peso, perché si sente, perché lo Spirito di Dio non contende sempre con noi, ci fa sapere, ma siamo noi che dobbiamo tirar fuori quello è. Dobbiamo, quando c'è un'infezione che si crea del pus sotto, sappiamo come dobbiamo fare. Dobbiamo fare una fessura e far venire fuori la radice. La nostra natura si ringomma, dopo un poco di tempo non c'è più niente. La nostra anima, quando si trova che ha chiuso dentro delle infezioni che si chiama peccato, abbiamo bisogno di tagliare
confessare, fare una fessura nella nostra volontà per dire: Signore, tu hai ragione. Così tiriamo fuori la radice, e il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato e si rinsalda la nostra natura come se non avessimo mai, se non ci fossimo mai fatti male. Perché tu hai delle ferite che hai ricevuto quando eri più giovane, quando eri più piccolo, che fai per guardare e non si vede niente più. Così il Signore rinnova la nostra anima quando noi andiamo a Lui. Egli toglie, col suo sangue rimuove il Figlio di Dio. Dio risponde ad un vero ravvedimento. Noi possiamo sapere, in parole diverse, non è la recita che dobbiamo fare al Signore, ci dobbiamo andare veramente, perché oggi anche in questo ci siamo imparati a recitare, perché diciamo ciò che abbiamo fatto che è sbagliato e col pensiero accarezziamo di rifare quello che stavamo facendo, un poco come il lupo dice che una volta una favola si andò a confessare e disse al prete che lo confessava: senti, io c'ho sto vizio che mi mangio le pecore. E il prete gli disse: tu non te li devi mangiare più. E va bene, per poi c'ho qualche altra cosettina. E mentre così sentiva le pecore che arrivavano con le campane che suonavano, il prete gli prolungava voleva sapere di più, disse: padre, per piacere, sbrighiamoci perché sento le pecore che arrivano. Cioè si stava confessando, ma voleva andare subito perché passavano davanti la chiesa. Un tipo di confessione di questo genere non serve a Dio, non serve alla cerimonia che facciamo. Noi possiamo sapere, Gesù ci aiuta in questo. Gesù entra in azione per esserci di aiuto. Guardiamo cosa dice Gesù. In Matteo capitolo 25, verso 8, ci vuole tirar fuori. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Si spengono, si accorgono che la misura della luce cala. Noi ci accorgiamo quando non funzionano le cose. Guardiamo nel verso 3. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso seco dell'olio. Una vita fuori dal dominio dello Spirito Santo. Cioè, aspettavano lo sposo, ma vivevano come se l'olio non gli serviva. Guardiamo nel verso 1, che ci dà un'immagine chiara. Allora il regno dei cieli è simile a 10 vergini le quali prese le loro lampade uscirono ad incontrare lo sposo. Siamo tutti un buon inizio. Sansone, Saul hanno perso l'olio. Davide non si fermò di cercare l'olio. Quando si accorse che non gli bastava, il vecchio ricordo, cioè non si ricordava solo quando era stato unto, che aveva fatto la festa e aveva sentito l'unzione e lo Spirito Santo che lo aveva cambiato. Lui lo voleva ogni giorno, perché sapeva che senza lo Spirito Santo non poteva amministrare né il suo rapporto con Dio, né con il Tempio e né portare avanti il popolo di Dio. Aveva preso coscienza che senza Dio, come dice Gesù, senza di me voi non fate nulla. Noi possiamo essere più grandi religiosi della storia, ma senza Gesù finisce tutto con noi nella fossa, il nostro corpo e la nostra anima nell'inferno. Dio ci deve aiutare. Guardiamo nel Salmo 89, verso 20. Ho trovato Davide, mio servitore, l'ho unto con l'olio mio santo.
Egli ne ha fatto diventare un canto del ricordo che aveva, ma al presente lo vuole avere ancora. Non si accontentava di ricordare nel canto quel che Dio aveva fatto, ne faceva un canto nuovo, lo ricantava, glorificava il Signore, ma non con l'olio di quando fu unto, con l'olio che riceveva man mano che scriveva un canto nuovo per il Signore. Cantate al Signore un nuovo canto. Lui era una sorgente di lode al Signore, che non solo lodava il Signore, ma componeva i cantici ricordandosi ciò che Dio aveva fatto, ma lo viveva al presente. La nostra vita, non si può vivere la nostra vita cristiana con i ricordi di 40 anni fa, di 50 anni fa. Servono, ma dobbiamo vivere con l'olio di oggi, che la nostra lampada deve continuare ad essere, che funziona. Ma lo voleva sempre, fino alla sua vecchiaia. Guardiamo in primo Cronache, capitolo 29, verso 30. Con tutta la storia del suo regno, delle sue gesta e di quel che avvenne ai suoi tempi, tanto in Israele quanto in tutti i regni degli altri paesi. Coloro che camminano, camminiamo con Dio, noi che camminiamo con Dio, c'è un regno speciale che ci attende. Nella sua umiltà ha completato il progetto di Dio nella venuta del Messia, figlio di Davide. Ha portato a destinazione, perché in sé c'era incorporato il seme delle promesse di Dio, che il Messia doveva nascere da Davide. Il Signore ha messo lo stesso seme nella nostra vita, non che deve nascere il Messia, ma che dobbiamo annunciare il Messia che vive nella nostra vita per mezzo dello Spirito Santo. Ma guardiamo cosa fa il Signore. Ci sono pochi riferimenti al cielo nel vecchio patto, ma di Davide si dice qualcosa di speciale. Leggiamo insieme in Ezechiele capitolo 37 verso 24. Sono passati più di 400 anni che Davide è morto. Dio prende il suo profeta Ezechiele, gli soffia e gli dice: scrivi questo di Davide. Il mio servo Davide sarà re sopra loro, ed essi avranno tutti un medesimo pastore. Cammineranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Perché 400 anni dopo la morte di Davide Dio dice ancora ad Ezechiele che Davide sarà re? Dove farà il re Davide se lui è morto? Davide è stato esempio per tutti i re di Israele. Continuerà ad essere un principe quando il Signore ritorna. Guardiamo nel verso 25. E abiteranno nel paese che io detti al mio servo Giacobbe, e dove abitarono i vostri padri, vi abiteranno essi, le loro figliole e i figlioli dei loro figlioli in perpetuo, e il mio servo Davide sarà loro principe in perpetuo. A che cosa si riferisce? Si riferisce che quando il re dei re governerà l'universo nella nuova dispensazione del regno dei cieli, Davide ha ancora qualcosa da poter fare per onorare Dio. Continua ad essere al servizio di Dio su quelli che fanno parte del popolo di Israele. Sotto l'autorità di Cristo, il Messia, continua ad essere un principe. Non è finito. Per ognuno di noi, il nostro cammino con il Signore non finisce quando ce ne andiamo. Il meglio comincia quando restiamo il corpo e partiamo col Signore. L'alimentazione per mantenere questa nuova vita nella nostra vita, con l'olio dello Spirito Santo, ora è data a noi la responsabilità di curarla. Veniamo meno, Dio già l'ha detto che noi veniamo meno,
ha detto che noi siamo tutti peccatori. San Paolo nella sua vecchiaia dice: io sono il primo, ma per la grazia di Dio possiamo essere tutti salvati. San Paolo dice: dei quali io sono il primo. Si sente ancora nella sua natura in Adamo peccatore, ma per la grazia di Dio egli aspetta di vivere e di restare per l'eternità con il Signore Gesù Cristo. Le prospettive che Dio mette davanti ai nostri cuori non è qualcosa per vivere alla giornata o di ricordi di una unzione che abbiamo ricevuto quando il Signore ci ha chiamati e siamo stati salvati. Il Signore ci vuole dire stasera di vigilare che ci sia l'olio dello Spirito Santo nella nostra vita, che ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, che la fiamma, lo zelo, la passione di servire Dio ed essere guidati secondo lo Spirito Santo ci guida. Ne abbiamo bisogno oggi come ne avevamo bisogno 50 anni fa. Tutte le testimonianze di 76 anni miei sono tutte collocate buona parte nel deposito delle mie memorie, sono delle depositate come un incoraggiamento a perseverare, ma quelle di ieri non mi possono fare niente oggi. Oggi abbiamo ancora bisogno di vivere la nostra comunione con Dio e mantenere costantemente l'olio necessario per far sì che la luce di Dio brilli nella nostra vita. Verifichiamo, non lasciamo andare come va, perché abbiamo notato che Dio diede 120 anni a quella generazione, ma poi fu tolto. Dio diede delle belle possibilità a Sansone. Dio aveva tanto onorato Saul, prendendolo e facendolo re. Dio onora quelli che lo onorano, che lo cercano, che lo seguono e che camminano con lui. Tu lo sai qual è la tua posizione con Dio? Questo non è un messaggino da passare una serata insieme. Non è un messaggino per dire che bel messaggio, oppure mi è piaciuto o non mi è piaciuto. È Dio che parla attraverso la sua parola, con insegnamenti di pratici, con esempi e con raccomandazioni, perché il Signore ogni giorno vuole che noi ci avviciniamo a Lui per poter sentire la dolce comunione della Sua presenza che ci guida, che resta con noi e viviamo meglio con Lui, qui e per l'eternità. Lo vogliamo ringraziare insieme, poi un esame di coscienza te la fai con calma. Oggi stesso, stasera stesso, perché non sappiamo se ci siamo domani. Ti sembra strano? Sai quante migliaia non ci sono più domani? E chissà se ci siamo noi. Ora che il Signore ha parlato, ci fa proprio bene fare un gesto di riconciliazione, andare al Signore e dire: Signore, io ho bisogno di te. Specialmente se hai fatto delle esperienze belle col Signore e non li stai facendo, Dio non è cambiato, sei cambiato tu, sei cambiata tu, allora ritorna al Signore, perché questa sera è un appuntamento divino che Dio ha fatto con te, ha cercato l'occasione per risvegliare nella tua vita e dire: ma veramente quando vivevo in un'atmosfera di comunione con Dio la mia vita era diversa ed ora mi vedo tutto disastrato, tutto preoccupato, tutto teso, le cose che non funzionano. Il Signore ti ha parlato, la risposta la devi dare tu. Preghiamo il Signore insieme, ci vogliamo alzare in piedi. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, perché tu ci parli e lasci a noi la decisione. Aiutaci a decidere di passare dalla tua parte per non perdere in nessun modo la chiamata che tu hai rivolto al nostro cuore. Signore, noi non vogliamo essere né sostituiti e né perdere la luce dell'olio del Spirito Santo nella nostra vita. Veniamo a te e ti diciamo: tu hai ragione, noi torniamo con tutto il cuore,
facciamo un esame raffinato nella nostra vita perché vogliamo perseverare, non perdere tutto il tempo che abbiamo perso per il passato e poi trovarci alle porte dell'inferno. Questa è la più grande disgrazia. Signore, aiutaci di ritornare a Te. Ora, Signore, sì, Te lo chiediamo, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, perché sappiamo che nel Suo nome Tu ci concedi grazia sopra grazia e noi Ti vogliamo ringraziare insieme. Amen. Amen. Dio ti benedica, Dio vi benedica, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale. Pace e buonanotte.